Allora, oggi ho visto che è stato rilasciato un nuovo aggiornamento da parte di BMW. Non ho ancora ben visto quelle che sono effettivamente come si può dire, le novità, magari vediamo di capirle insieme nel video. In ogni caso, ecco, diciamo, da quanto ho letto, hanno aggiunto alcune funzionalità, tra cui l'altimetro, quindi la lettura dell'altimetro. Sembra che non abbiano comunque migliorato nulla per quanto riguarda la parte audio, che è uno dei punti sicuramente deboli. Comunque facciamo una prova, andiamo a vedere. Ok, esce subito questo messaggio, andiamo a fare maggiori informazioni e in realtà, come potete notare, diciamo, viene riportato vediamo se è così, la luminosità è migliore. Ok, quindi la versione 1.4 dovrebbe essere il 19 agosto, quindi però è uscita in questi giorni. Comunque non è un problema, andiamo avanti, facciamo scarica. Io come al solito sono collegato alla wifi di casa. Vediamo anche qui se quanto tempo richiede l'installazione. A questo punto va bene, questo aggiornamento contiene bug, no, non riporta, questo è purtroppo in pieno stile BMW. Allora, l'installazione è stata completata, andiamo avanti e vediamo un attimino se le cose. Allora, ok, tra le, diciamo, sicuramente ecco la prima novità, cosa strana che BMW ancora oggi si ostini a non comunicare prima, ma uno lo scopre solo dopo. Questo è stato fatto, quindi ora è possibile visualizzare l'altitudine e configurarla nelle informazioni, va bene.
E questo è sicuramente interessante, la possibilità quindi di importare GPX, quindi tracciati, dopodiché andare a eventualmente modificare i percorsi come waypoint, per cui indicare poi dei punti. È stato cambiato il layout delle mappe e le informazioni sul traffico. Questa era una delle cose che sicuramente meritava un approfondimento, perché il colore è quello che indica normalmente sulla strada se è libera, se è impegnata, se è, o se ci sono rallentamenti. Era veramente la linea era molto sottile, quindi si vedeva poco. E poi vediamo Dulcis in fondo. Ok, la possibilità di, questo avevo già visto, la possibilità di inviare e di collegare, diciamo, più connected ride tra di loro e tramite Bluetooth sincronizzare, quindi inviare un tracciato ad un amico. Sì, può essere una cosa comoda, ma niente di speciale. A livello di navigazione andiamo a vedere un secondo. Ecco, la luminosità mi sembra quindi navigazione, scarica i dati, ecco un'altra cosa, aggiornamento. Vabbè, intanto le mappe le saltiamo un secondo. Ok. Qui vediamo le informazioni già sul, ecco, se notate adesso eventuali rallentamenti, vedete come la striscia, in questo caso arancione, è sicuramente più spessa e più visibile, e anche le icone effettivamente danno già un'idea di quello che potrebbe essere il problema. La visualizzazione dei poi, anche qui, mi sembra migliorata. A livello di, togliamo, inserimento dell'indirizzo. Ecco, mi sembra un pochettino più reattivo. Opzione di percorso, non mi sembra che sia cambiato nulla. Va bene, anche qui direi nulla. Va bene, la moto, qua avremo il solito cruscottino. Angolo di piega, la bussola classica. Lo stato della moto, va bene, la parte media, vediamo se l'aggiornamento ha ok, i titoli che avevo importato direttamente sul navigatore sono rimasti, i contatti non ci interessano, la connectivity hub al riporto va bene. Ecco, l'unica cosa che ho visto, che ho letto più che altro, non l'ho ancora provato, non è ancora ben chiara se la stabilità è migliorata oppure no. Una delle cose che odio di questo dispositivo è che dopo un po' di ore perde il segnale GPS, e non sono l'unico, perché comunque anche su altri gruppi di discussione ne abbiamo parlato spesso, e capita a molti quello di effettivamente perdere il segnale GPS, per cui non sapere più da che parte andare. È una cosa decisamente, ecco, non molto piacevole. Allora, una delle cose che ho visto è che vi faccio anche vedere, vediamo se riesco, entrando nei media adesso, anche con il mio Sina SF2, il volume funziona. E questa è effettivamente, non è proprio
reattivo, se notate, muovo la rotella, però adesso no, l'audio è comunque disturbato, non so se si sente, però è disturbato. Poi cosa che abbiamo? Ok, sì, vabbè, la parte di navigazione effettivamente sembra migliorata. La visualizzazione dei poi anche, le strade adesso sono in verde quando indicano che non c'è traffico e lo zoom funziona comunque esattamente come prima, per cui direi la parte connettività è rimasta tale e quale. La parte viaggi, come abbiamo visto, c'è, il caricamento è decisamente veloce, meglio di prima, considerate questo un percorso da 1100 km registrato in 4 giorni e poi diciamo congiunto tramite l'applicazione di VMVo. Se prendiamo viaggi brevi, tipo questo 156 km, vedete che non è particolarmente influenzato diciamo del percorso, ci mette più o meno sempre lo stesso tempo, per cui impostazioni, sistema, andiamo a vedere qui. Ecco, altra cosa carina che ho visto è che se prima montavo l'unità già accesa, non sempre veniva riconosciuta, mentre qui sembra che la cosa funzioni decisamente meglio. Adesso lo facciamo anche la prova, spegnendolo il dispositivo va, sì, sembra andare in stand-by. La SIM dati, ho visto che funziona esattamente come prima, per cui direi. Rimane in carica. Quindi a differenza di prima non si riaccende. Prima dopo un minuto più o meno si riaccendeva e questo portava a scaricare completamente le batterie, mentre qui sembra che sia stato risolto. Bene, niente, come al solito vi invito a lasciare un like al video se vi è piaciuto o se vi è stato utile. E vi invito anche ad iscrivervi così, diciamo, per non perdere eventuali aggiornamenti o novità di prodotto. Grazie e alla prossima.